nel nuovo numero del TG Giovani. Fabio Fazio, vi dico come si fa buona informazione. Uno studente su due senza competenze base. È nato Fuori di Zucca, il laboratorio inclusivo. Ciao a tutti ragazzi, io sono Alice e questa settimana abbiamo parlato di informazione con Fabio Fazio. Lo abbiamo intervistato alla Casa Museo Luciano Pavarotti per la rassegna Musica Maestro e questo è quello che ci ha detto. Una volta ho avuto una bellissima conversazione con un grande giornalista che è Renzo Biagi. Mi disse, ricordati che le parole possono fare molto male. Noi abbiamo la responsabilità delle parole che adoperiamo. E la seconda cosa mi disse, nel dubbio, vale quello che ti hanno insegnato tua madre e tuo padre. Non è che la fake sul giornale sia migliore della fake sui social, non è un problema di social, è un problema di buona fede e di correttezza della persona che la scrive quella notizia. Non è il mezzo, non è minimamente rilevante, se non per il danno che produce. E io posso scrivere le parole più stupide e inutili su un grande giornale e le cose clamorose su un post invece sul giornale social, ma dipende dal valore della persona, non è il luogo che fa che rende vera o non vera la notizia. Credo che alla fine il comportarsi bene, che appunto comprenda sostanzialmente il rispetto per il pubblico, quindi cercare di parlare molto poco di sé e ascoltare invece quello che hanno da dire gli altri. Grazie Fabio Fazio, abbiamo capito sempre di più il mondo dell'informazione e il lavoro del giornalista. Da Radio Immaginaria per ora è tutto, ci sentiamo alla prossima. Bella raga, sono Holly, sono appena tornata dal mare e adesso devo fare anche la valigia perché stanotte parto, ma questo non mi frena da raccontarvi le tre notizie di questa settimana. Mentre faccio la mia valigia vi racconto della prima notizia. Infatti sono uscite delle foto fatte al computer di come sarà questa specie di nave volante, ovvero un aereo capace di trasportare 5.000 persone con dentro negozi, ristoranti, bar, e sarà una specie di vera e propria crociera nel cielo. La figata di questo aereo è che non dovrà scendere a terra per far rifornimento perché è dotato di un reattore nucleare a fusione. Voi ci salireste mai? La seconda notizia parla di sport. Infatti la Federazione Internazionale Nuoto a Budapest ha recentemente annunciato che nascerà una categoria aperta per gli atleti transgender. Nel frattempo c'è stato un cambio di outfit e un cambio di location, infatti sono in aeroporto. Nonostante i miglioramenti rispetto all'anno scorso, anche quest'anno non sono mancate le difficoltà a scuola. Infatti i risultati degli invalsi di quest'anno dimostrano che uno studente su due esce dalle scuole senza le competenze base. Questo fatto si verifica principalmente al sud, nei territori svantaggiati, e quindi purtroppo c'è ancora questa divisione tra nord e sud in ambito scolastico che speriamo col tempo migliori. Fatemi sapere cosa ne pensate, io adesso scappo a prendere il mio aereo e ci sentiamo alla prossima. Ciao! Crede la salute è un luogo dove ogni individuo è una persona, non si guarda la patologia, si guarda la persona per quello che è. Ogni ragazzo che arriva qui in fattoria ha un ruolo, questo ruolo gli dà un'importanza perché lo rende utile, gli dà responsabilità. Oggi questa attività ha permesso ai ragazzi piano piano di avvicinarsi alla natura e di prendere contatto con gli elementi della natura fino a riuscire oggi a fare anche delle piantine, a fare delle semine. L'attività da sola con i ragazzi ci sembrava limitante. Abbiamo cercato di portare la comunità all'interno di questi laboratori assegnando degli orti sociali a degli anziani e delle famiglie, e così oggi
queste attività di agricoltura sociale vengono fatte anche in collaborazione con queste persone. E poi la cosa importante è che oggi le cose che i ragazzi imparano in questa particolare attività di agricoltura sociale riescono a riportarla anche nella loro vita fuori, in altre attività, e quindi ci sono dei vantaggi evidenti per queste persone. Qui veramente abbiamo trovato che i nostri figli non vengono considerati dei numeri, ma vere e proprie persone. C'è uno sviluppo delle proprie abilità, delle diverse abilità, ma anche uno sviluppo ad avere anche più sicurezza in loro stessi. Creare altri luoghi come questi può servire per abbattere le disuguaglianze, per far sì che un domani la società si educhi alla disabilità. Questo progetto poi, oltre alla proposta di accoglienza e di accompagnamento di soggetti fragili, che dà risultati assai positivi, è anche un sistema ben riuscito di integrazione con il territorio. È importante, significativo e simbolico che questo intervento si fa sul terreno, sul territorio del vecchio manicomio di Aversa. Quella era una risposta sbagliata ai problemi delle disabilità psichiche. Questa è la risposta giusta. È un bel segnale di cambiamento.